Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. Un uomo fece un sogno, si trovava a conversare con il buon Dio e gli chiese: «Signore, mi piacerebbe sapere come sono il paradiso e l'inferno». Dio condusse l'uomo verso due porte, ne aprì una e gli permise di guardare all'interno. L'uomo vide al centro della stanza una tavola grandissima, rotonda, imbandita di ogni sorta di ben di Dio. Roba da sentire l'acquolina in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo tuttavia erano magre, dall'aspetto livido, malato, avevano l'aria affamata, il volto era incattivito e lasciava trasparire anche rabbia. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi legati alle loro braccia. Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del braccio, non potevano portare il cibo alla bocca. L'uomo tremò alla vista della loro miseria e della rabbia con la quale vivevano. Dio lo guardò e gli disse: «Hai appena visto l'inferno». Dio condusse l'uomo verso la seconda porta, la aprì. All'interno l'uomo vide una scena analoga. Anche in quest'altra stanza c'era una grande tavola rotonda, imbandita di ogni prelibatezza. Anche qui tante persone sedute a tavola, anche qui con dei cucchiai lunghissimi legati alle braccia, ma stranamente le persone erano felici, sorridenti, scherzavano amabilmente, ridevano. L'uomo inizialmente non capì e il buon Dio gli disse: «Guarda meglio». Si accorse che anche qui tutti prendevano qualcosa dal piatto con il cucchiaio, ma sorpresa, ognuno, anziché cercare disperatamente di portarselo alla bocca, imboccava il vicino. Morale della storia. Che cosa sarà il paradiso? L'eterna comunione con Dio e con gli altri. Che cosa sarà l'inferno? L'eterna solitudine. Come possiamo iniziare a vivere un po' di paradiso e, diciamo così, a costruirne un po' attorno a noi? Amando il buon Dio e chi ci sta vicino, facendo bene il nostro dovere. Come possiamo purtroppo iniziare a vivere un po' di inferno qui e poi per sempre, non amando né Dio né gli altri, vivendo unicamente per noi stessi? Ricorda, il cielo è la comunione, l'inferno è la solitudine. Ti auguro di costruire un po' di cielo attorno a te, sapendo che per questo Dio ti ha creato. Che il buon Dio ti benedica.